Nel romanzo dell'Ottocento, un posto speciale è occupato dalle cosiddette family novels, romanzi o cicli di romanzi che ripercorrono storie familiari lungo l'arco di diverse generazioni o che hanno al centro la famiglia. Volendo semplificare all'osso, il denominatore comune di queste storie è duplice. Da una parte, la famiglia è il contesto in cui avviene la formazione dell'individuo. Il giovane trova e costruisce la propria identità nel conflitto con l'autorità genitoriale e con il sistema di valori che essa incarna. Dall'altra, la vicenda di una famiglia, in un arco temporale piuttosto ampio, diventa uno strumento per rappresentare uno spaccato storico, culturale ed economico della società del tempo. Basti citare il ciclo di 21 romanzi in cui Émile Zola, raccontando le vicende della famiglia dei Rougon-Macquart, offre anche un potente affresco della società francese del secondo Ottocento in tutte le sue sfaccettature. Ma quali famiglie? O meglio, quale tipo di famiglia occupa lo scenario del romanzo dell'Ottocento? Protagonista assoluta del family novel è la famiglia borghese, strutturata attorno alla figura dominante del padre, che incarna il sistema di valori della classe borghese. Il rispetto indiscusso delle convenzioni sociali, il valore centrale del lavoro e del matrimonio, concepito innanzitutto come obbligo sociale, come uniche possibilità di realizzazione dell'individuo nella società, l'importanza dei ruoli, la subordinazione dei figli all'autorità paterna e così via. Ma che cosa succede nel romanzo cosiddetto modernista dei primi del Novecento? La risposta a questa big question è il tema del quarto percorso. Vedremo come le storie o plots familiari diventano lo strumento per rappresentare in forme decisamente innovative rispetto alla narrativa ottocentesca un più profondo e disarmante senso di crisi che domina la cultura del primo Novecento. L'implosione della solida impalcatura della famiglia borghese è lo specchio di una crisi più generale che investe il concetto di identità dell'individuo e del suo rapporto con la società. Attraverso le conflittualità che si generano all'interno del tessuto familiare e che ne determinano la dissoluzione, il romanzo racconta parallelamente il disagio e il senso di alienazione dell'uomo moderno nella società del primo Novecento. Di quali autori, ma soprattutto di quali opere ci occuperemo in maniera più o meno approfondita? Esploreremo il tema della family novel e della crisi dell'io attraverso la lettura e l'analisi di alcuni passi tratti dalle opere di tre autori chiave del romanzo modernista. Luigi Pirandello, autore di teatro, ma anche prolifico scrittore di novelle di ambientazione piccolo borghese e di alcuni romanzi, tra i quali Il fu Mattia Pascal del 1904 e Uno nessuno 100.000 del 1925. Italo Svevo, scrittore triestino di origine ebraica, autore di soli tre romanzi, tra i quali La coscienza di Zeno, una sorta di romanzo diario in cui il protagonista ripercorre le vicende della propria vita nell'intenzione mai realizzata di fornire allo psicanalista da cui è in cura un supporto preliminare alla terapia. Franz Kafka, scrittore ceco di lingua tedesca, la cui opera più famosa è il racconto lungo La Metamorfosi, storia di un commesso viaggiatore che da un giorno all'altro si trasforma in uno scarafaggio. Il legame tra l'identità del singolo e il microcosmo familiare e il carattere problematico di questa complessa relazione sono temi che accomunano il romanzo modernista dei primi del Novecento alla narrativa contemporanea. Basti pensare al grande successo di pubblico de L'amica geniale, la tetralogia o ciclo di quattro romanzi di Elena Ferrante, che è a suo modo anche una family novel
in cui la protagonista, Elena Greco, deve misurarsi con la figura materna, con la povertà culturale, non solo economica, della famiglia di origine, per trovare la propria identità e una forma di riscatto sociale. Una vicenda in parte simile al centro del romanzo L'Arminuta di Donatella di Pietrantonio, che costituisce il focus dell'ultimo tassello del nostro percorso. Anche qui, come vedremo meglio, ritroviamo, seppur in forme diverse, il fil rouge della stretta correlazione tra la famiglia e la formazione o la crisi di identità dell'individuo.